25 anni dopo le prime esplorazioni, le grotte carsiche dei Piani Eterni continuano a regalare sorprese. L'ultima in ordine di tempo è la giunzione tra la Grotta Isabella e il sistema PE10V35, che ha dato vita alla più lunga grotta del Veneto, con oltre 30 km di sviluppo. Che il sistema delle grotte carsiche dei Piani Eterni fosse esteso lo si era cominciato ad intuire a metà degli anni Ottanta con le prime esplorazioni. Che qui fosse presente quella che oggi è la più lunga grotta del Veneto e una delle più estese d'Italia era invece poco più di un sogno che si è concretizzato con le esplorazioni dell'agosto scorso. In quell'occasione quattro speleologi dei gruppi di Feltre, Belluno, Padova e Valdobbiadene hanno trovato la giunzione tra la Grotta Isabella ed il sistema PE10V35, un collegamento che ha dato vita ad un unico sistema di oltre 30 km di sviluppo con una profondità massima di meno 971 metri. Il complesso di grotte carsico consente così ora di entrare dal PE10, vale a dire dai Piani Eterni, e di percorrere una traversata tra pozzi e gallerie che consente di uscire a rivedere la luce alla Grotta Isabella nella Val del Burt, 400 metri più in basso di dove si è entrati. Il collegamento tra Isabella ed il PE10 è stato dedicato a Stefano da Forno Cassamatta, il tecnico dell'elisoccorso precipitato con tre colleghi nell'elicottero del SUEM. La giunzione non è stata l'unica scoperta dell'ultima campagna di esplorazioni. I quattro gruppi speleologici che hanno operato in questi mesi, con la collaborazione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, hanno scoperto altri 4 km di gallerie. L'impressione, dopo i primi 25 anni di esplorazioni, è che il sistema carsico dei Piani Eterni abbia in serbo ancora numerose sorprese.